Non ho paura delle parole dei violenti ma dei silenzi degli onesti. Viene citato Martin Luther King per presentare appunto la ottava edizione del premio Semplicemente Donna che parlerà soprattutto proprio della violenza contro le donne, la prima edizione che si svolge dopo lo stop dovuto alla pandemia. La violenza sulle donne si combatte rafforzando l'autostima delle donne e si fa mostrando i modelli di, donna, di donne coraggiose, intraprendenti, forti, che hanno creduto nel raggiungimento dei loro obiettivi e che in vari settori della vita, da quello del sociale anche a settori scientifici, a settori culturali, si sono distinte dimostrando le capacità che le donne hanno. Quindi, proprio mettendo al centro le capacità della donna e rafforzando l'autostima delle donne stesse, si combatte anche la violenza. Avremo eh, Melita Cavallo, che è l'ex giudice di Forum, poi abbiamo Margherita Cassano, che è il presidente aggiunto della Corte Costituzionale, poi abbiamo Sandra Savaglio, che è un'astrofisica molto importante, il Times gli aveva dedicato una pagina e attualmente è anche assessore alla Regione Calabria. Abbiamo la stilista di moda Eleonora Lastrucci. Abbiamo Laura Roveri che è una vittima di violenza. A livello maschile abbiamo un grande personaggio che è il professor Enrico Cassano che è un grande esperto di oncologia, di radiologia in oncologia e collabora con la Fondazione Rava a Haiti. La manifestazione si svolgerà venerdì 18 giugno al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Diciamo che non era semplice in questo momento districarsi tra quelle che sono le norme anche nazionali per comprendere gli eventi consentiti non consentiti, abbiamo atteso con gli organizzatori di avere le condizioni tali per poter ripartire. La manifestazione sarà presso il Teatro Comunale, teatro che rispetterà le condizioni Covid, quindi con un numero limitato di accessi, ma tale da consentire uno spettacolo che come al solito sarà unico.